poteva iniziare se non il mitico. Come inquadriamo la gara di domani? Un'altra gara molto difficile, contro una squadra che è in salute, viene da 7 risultati utili consecutivi, se non ricordo male. Ma, scoprire la Feralpi è abbastanza facile, una società molto forte, una società, cioè una squadra e anche uno staff di altissimo livello, dall'allenatore ai collaboratori che conosco anche benissimo. È parecchi anni che ormai sta giocando le sue carte per raggiungere questa benedetta Serie B, lo sta facendo sempre nel migliore dei modi, poi ci sono sicuramente altre squadre importanti come la Feralpi, ma loro sono veramente una squadra e una società, ripeto, con delle programmazioni importanti, sì. E come le affrontiamo? Come è giusto che sia, come abbiamo fatto sempre, soprattutto nell'ultimo periodo, con la massima determinazione, con veramente dando tutto noi stessi. È stato molto bello anche ieri la lettera, no? Veramente la pelle d'oca. Ieri è successo secondo me qualcosa di veramente straordinario, questa ritrovata compattezza, no, tra, non ce n'era bisogno, il campo ha sempre dato l'aiuto della gente a questi ragazzi, noi sinceramente nell'ultimo periodo facciamo tutto il possibile perché quello che è la nostra capacità, e dando tutto è normale che chiunque può dire che sbagliamo, che facciamo qualche cosa non nel modo giusto o che magari siamo anche scarsi, ma nessuno mai si potrà rimproverare di non dare tutto. Questa è l'unica cosa che chiedevo alla squadra, quella che sto ottenendo, e poi è normale, abbiamo bisogno di risultati, li stiamo ottenendo in parte, vogliamo sempre migliorare, questa è l'unica strada però che io conosco per uscire da dove eravamo entrati, in poche parole. E su questo vorrei però aggiungere una cosa oggi io, che non è giusta quello che ultimamente ho letto, e non parlo di un discorso San Benedetto in generale, parlo proprio in generale per San Benedetto, cioè ho letto cose inesatte, ho letto bugie, e queste cose secondo me nel nostro mondo, nessun mondo, ma io conosco questo, non devono accadere. Per esempio ho letto le delusioni, per dire, della C girone B, la Salernitana è forse l'unica che ho letto, no? Perché non si capisce come mai questa squadra, che l'anno scorso è stata sempre nei primi tre posti, sia in questa situazione di ultimo in classifica, in poche parole, dall'inizio. E questo vuol dire non essere, anche le dichiarazioni del mister del Vicenza Colella domenica non mi sono piaciute per niente, abbiamo battuto, è vero che quando si vince è meglio dire benissimo dell'altra squadra, così si ottengono più elogi, ma bisogna, secondo me, la correttezza in questo mondo bisogna sempre tenerla. Io dico che bisogna essere seri, l'anno scorso la squadra è stata sempre nei primi tre posti, però qualcuno di voi mi deve dire quanti giocatori ci sono dell'anno scorso, se no qui veramente, e se ce ne sono due o tre, nessuno, perché nel calcio due o tre, nessuno, visto che non è un gioco singolo, è un gioco di squadra. E dunque bisogna sapere prima di parlare di quello di cui si parla. Io se parlo del Vicenza devo sapere tutto del Vicenza, se voglio parlare di Vicenza, del Renate devo sapere tutto del Renate, non posso dire, noi facciamo, siamo gli addetti ai lavori, dire delle cose inesatte, inesatte nel senso che non c'è niente di vero. Questo veramente fa male, perché chiedo serietà nei commenti da parte di tutti, rispettando le critiche che a me mi hanno solo insegnato. Poi ho sempre carpito qualcosa di positivo nelle critiche, per me la critica è sacrosanta. E io vorrei dire, questa squadra qua è normale che ha dei problemi, ha avuto dei problemi, ripeto, ha cambiato tanti calciatori, però diciamo che dire che questa squadra, nessuno, adesso ieri i tifosi hanno detto quello che deve fare questa squadra, il presidente stesso ha detto quello che deve fare questa squadra, no? Dunque noi dobbiamo
essere seri, perché qui hanno già pagato due direttori sportivi e un allenatore. Cioè, per questo io chiedo serietà, ma non tanto per me. Io posso stare qui un giorno, dei mesi, anni, non è questo il problema. Bisogna essere seri e avere rispetto per le persone che lavorano, perché se no così io domani dico Ravenna, se non vince il campionato, cioè non è vero. Cioè, secondo me devono essere scoperte le cose, bisogna dire le cose che sono vere, con i commenti della libertà totale di, in questo momento totale, libertà totale di dire ognuno quello che vuole, ma partiamo dai presupposti di verità, perché sennò veramente se facciamo così. Scusi mister, lei fa riferimento a un articolo che è uscito su un portale. Non faccio nomi perché sennò no, siamo lì. Ho capito di parla, che non è neanche locale ma è nazionale, però quello che voglio dire, cioè questo è un discorso che potrebbero fare tutti quanti, cioè nel senso non tutti sono informati delle cose che accadono a Vicenza, a Salò. E allora parliamo delle cose, se non sono informato parlo... Scusa, per carità, ma ognuno però magari non ha... Voglio dire, ognuno esprime un giudizio, ognuno esprime no, il suo parere. Cioè, io però scusa, tu stai parlando della seconda parte mia, che sì, ho detto, sì, no, ognuno esprime il giudizio, ma io non posso esprimere... No, con questo sistema qui non parlerebbe più nessuno e nessuno... No, se no, no, non è vero, è come se io, invece è il contrario, è come se io venissi qui domani, dicessi, dopo la partita abbiamo perso perché il vento, l'acqua, il tempo, l'arbitro, no? Oppure di oggi venire qui e dire, domani dobbiamo vincere. Cioè, voi se mi sentite dire una cosa così, datemi una coltellata, che è uguale. No, cioè, che vuol dire che sono andato. Però può anche darsi che magari ci sono delle persone che sono venute precedentemente a lei che magari possono aver fatto passare un messaggio diverso rispetto a quello che la situazione è impossibile. Attuale. Dopodiché, c'è qualcuno che ha detto l'allenatore che oltretutto. La scorsa estate non è che qualcuno abbia detto che la Salmettese partiva per salvarsi. Scusa un attimo, il signor Maggi. Aspetta un attimo. La Salmettese al suo posto. Ci può stare che uno dica che sia la verità. No, non è così la verità. Vabbè, no, tu puoi dire quello che ti pare. No, non è la verità. Il signor Maggi, che è una persona corretta, è un bravo allenatore, farà carriera perché secondo me è uno dei più bravi dei giovani, va bene? Appena finito di dire, la settimana scorsa poteva dire qualunque cosa, che è cambiato allenatore, per me siamo i più forti del mondo, così la responsabilità... No, ha detto è una squadra incompleta, parole che l'ha detta anche quest'estate, in tutti i momenti. Chi è che ha detto altre cose? Scusami, se uno dice questa squadra doveva puntare a qui, però deve portare dei fatti, perché sennò ognuno ha ragione... Oh, sono le parole di Maggi la settimana scorsa, scusa però, ma dopo che aveva finito la sua esperienza a San Benedetto, non è che l'ha detto prima che iniziasse il campionato. Ma perché dovrà pure, i giocatori ancora forse dovevano ancora arrivare magari. La questione è diversa. Sì, ho capito, scusatemi, però finisce il mercato, ci sono i tempi e si parla. Io dico soltanto serietà, serietà, serietà. Le bugie, tanto alla fine vengono a galla, cioè non è un problema mio. Io dico, tu mi dici, allora scusami, i tifosi che sono quelli sempre che in generale che vogliono vincere, no, o no? Ma la lettera di ieri dei tifosi l'hai letta? E allora la verità dove sta? Le persone, ragazzi, non si ingannano le persone, la verità è l'unica cosa che non ce la possiamo prendere con la verità, contro la verità non ce la possiamo prendere, che io ho pochi capelli o zero, non posso dire che sono cappellone, perché sennò dico una bugia. Padrone di dirla, perché io mica ammazzo nessuno, dico una bugia, qual è il problema? La stessa cosa è qua, parliamo, critichiamo, facciamo tutto, ma con serietà, perché ci sono le persone che lavorano, ripeto, qui hanno già pagato due direttori sportivi e un allenatore, tra un po' pagheranno altri, non è un problema, pagano tutti, perché questo è il resoconto finale delle cose, va bene, se perdi paghi, perfetto, però non diciamo delle cose non vere, discutiamo sulle cose vere dove ognuno ha la propria idea. E a quella lì io tu proprio però scusi mister, tra noi le sappiamo le cose, quindi parliamo di cose vere, bravissimo, e perché uno che è di fuori deve parlare di cose che non sono vere? Ma come da fuori, ragazzi, siamo professionisti qua, non siamo veramente nel peggiore dilettantismo, perché scusate, io posso dare un giudizio sulla Juve non conoscendo la Juve? Ma secondo te lo do? Io su un giocatore che non conosco do un giudizio? Io su un qualcuno di voi che non conosco do un giudizio, di che stiamo parlando? Se io do un giudizio mi informo, professionalità è questa, se no veramente allora ognuno dice quello che vuole, va bene, fermo. In settimana Baldini, allenatore della Carrarese che ha allenato in Serie A,
pagina intera della Gazzetta dello Sport, che è un personaggio importante, l'anno scorso ha preso questa decisione di allenare la Carrarese a 0 lire con 500.000 euro di penale se veniva esonerato. Gli è stato chiesto perché, e lui ha detto, ora la tota perché ha conosciuto meglio la proprietà, che è importante, eccetera, eccetera. Gli è stato chiesto perché, lui ha un po' esagerato, io lo conosco, ho fatto il corso insieme, è una persona di altissimo livello morale, al di là della bravura, e gli è stato chiesto il perché non posso essere giudicato solo da il 90%, non solo, scusa, 90% da incompetenti o ladri. Queste sono le parole di Baldini di una settimana fa sulla Gazzetta dello Sport. Adesso io ripeto, 90%? No, vi dico la verità, no. 50? Non lo so. Sicuramente nell'ultimo periodo, negli ultimi anni in Italia c'è stato questo. La dimostrazione, devo parlarne io o la dite voi? Nazionale, giovani, calcio, come sta andando? O ci vogliamo nascondere sempre dietro Juve, Milan, Inter, Roma, Napoli? Perfetto, nascondiamoci dietro a quei grandi squadroni, però ascolta, guardiamo anche gli altri, i giovani e le altre partite, o mi sbaglio? Fermo, io dico una cosa che vedo io, magari voi non lo so, ne vedete una diversa? Non lo so, guardate dov'è il calcio italiano andando con questi concetti. Amici miei, siamo alla fondo, ora speriamo di ripartire, ma ripeto, ma si riparte, non lo dice Roselli, tutti quelli che lavorano nel calcio, credo, vogliono serietà di comportamenti, poi i più bravi vanno avanti, quelli meno bravi che perdono vanno in bassi. Così dovrebbe essere, quello che io spero che succeda. Senta, mister, ora ho finito la mia... Storie, in tutte queste storie c'è un punto fermo, secondo me. La sua serietà non è in discussione. Lei è una persona tranquilla, equilibrata, seria, aspetta che le cose maturino prima di prendere le decisioni, ed è giusto, io farei diversamente, ma... No, no, è giusto. Non puoi fare l'allenatore se vuoi piacere a tutti. Dunque, ognuno ci mancherebbe. Senza nessuna allusione, per carità. Un'altra cosa importante, secondo me, è che i punti servono. Le chiacchiere se le porti in letto, i punti servono. Io, con un impegno speciale, in queste due partite ho fatto la supposizione a 4 punti, forse saranno troppi, non lo so. Questo cioè, una zecca, una previsione, manco se mi ammazzano. No? Questa è la premessa. Arriva la domanda. Sui punti, poi. La domanda del giorno. Io sto Gandellini ancora non riesco a capirlo. In che ruolo gioca precisamente? Se è un esterno, se salta l'uomo, se fa i cross, oppure seconda punta. Lei, insomma, ancora non ce l'ha chiarito. No, come? Abbiamo. No, vabbè. Diciamo che sta giocando da seconda punta perché oltretutto Russotto non c'è da un mese. E dunque questi sono insieme a Di Massimo e Minnozzi i nostri giocatori offensivi, diciamo così. Quindi no? Non è più un uomo di fascia? In questo momento stiamo giocando col 3-5-2 e dunque gli uomini di fascia sono i quinti. Però voglio dire, sinceramente... Anche qui sarebbe bello, però siccome, ripeto, l'allenatore deve... No, voglio dire, sta giocando in seconda punta, che è il suo ruolo, che ha sempre fatto poi, sinceramente. O secondo, terza, se gioca esterno di tre. Mister, tornando ma l'ho anche allenato. Tornando alla partita di domani, il fatto di dover fare risultato, analizzando il calendario di lato a tutti i costi, può mettere una pressione ulteriore a questa squadra che sta ha dimostrato contro le grandi di potersela giocare bene... Allora, io riparto da un discorso che veramente ho letto in settimana, Luca tu sei abbastanza tosto in questo, ma va bene, a me piacciono le cose, però ho sentito dopo Vicenza, però abbiamo usato poco, cioè in poche parole è come dire a me che mi alleno a un certo tipo di prestazione dopo e faccio, che ne so, determinate cose, dopo un mese chiedergli di fare le Olimpiadi. Sinceramente io ho grande rispetto di tutti, mi stanno bene le critiche, ma pensare che una squadra che dal ritiro tra amichevoli, Coppa, Campionato ha vinto con la Sanremese, per dire, no? È passato il turno con il Fano e poi con l'Imolese, adesso
non se la giocava alla pari neanche con le ultime, perché questi sono quello che succedeva, se fatti non solo questi, ditemelo. E invece questa squadra se la gioca alla pari, ripeto, tolto Ravenna, dove abbiamo fatto veramente male, se l'è giocata alla pari col Monza, se l'è giocata alla pari a Fano, ha battuto Limolese, se l'è giocata alla pari col Pordenone, forse anche di più, e alla pari, forse anche di più, con il Vicenza. Adesso uno dice, bisogna fare più punti. Se uno dice così, ha un senso. Se uno dice, ma bisogna vincere, bisogna fare... io sui risultati non lo so. So solo che questa squadra, i calciatori che davano 6, danno 6 più, tutti, la squadra da 6, dava 7, e questo, adesso, d'ora in avanti, dobbiamo sempre migliorare, perché adesso ogni calciatore, visto che si è parlato anche di, non, magari non adesso, ma più avanti, di mettere uno, due, tre, in questa squadra metti un calciatore, migliora la squadra, due calciatori, migliora di più la squadra. Né, come eravamo messi prima, ci potevi mettere due, tre, quattro giocatori e sarebbe stato un dramma lo stesso. Questo è quello che penso io. Se la pensate così, va bene, per il resto. Però io sono partito da un presupposto, dall'ottimo approccio fatto con il Pordenone, dove, voglio dire, in quei primissimi minuti sembravamo noi la capolista e il Pordenone sembrava la San Benedettese, onestamente. Io non pretendevo la stessa intensità o lo stesso approccio nella partita di Vicenza, però si capiva benissimo nei primi 20 minuti che il Vicenza aveva dei problemi, voleva capire la Salmettese cosa potesse fare. Questa è una lettura che questa è una lettura che accetto, ma non dico che non condivido, mi sembrava proprio. Sembrava un atteggiamento. Cioè, che il Vicenza davanti a 10.000 spettatori con l'obbligo di arrivare nelle prime 3 o 4. Che non fosse grande, ho capito, ragazzi. Che avesse qualche scoria della sconfitta. Non lo so, io penso che i problemi li abbia creati la Salmettese, ma ognuno è libero di pensarla come gli pare. Cioè, pensare che adesso la Salmettese, ripeto, che ha appena iniziato a camminare. Ma aspettami, scusami. Come col Pordenone, è passata la cosa che noi abbiamo fatto bene i primi minuti e il primo tempo. Ma non è vero, no, la verità non è così. La verità è che non per 60, per la partita, la Salmettese è rimasta in gioco per tutta la partita, perché di solito a me, se io devo dire abbiamo sofferto, vuol dire che gli altri hanno fatto un'occasione, due occasioni, il palo, la traversa. No, non è successo niente di tutto questo. Il portiere non ha pareggiato perché ha fatto un gol da fuori, un calcio piazzato, due mezze occasioni, perfetto. Cioè, capisci? Ecco perché a me sta bene sentir dire ma che il primo tempo abbiamo fatto benissimo, il secondo tempo meno bene. Ma invece passa il discorso di primo tempo benissimo, secondo tempo un disastro. Che non è così, perché io rivedo le partite... Su Vicenza, no? Su Vicenza mi viene, onestamente, a me viene da ridere pensare che il Vicenza ha detto vabbè, aspettiamo, vediamo, cioè, da quando mondo è mondo. Questa è stata la partita, questo ha detto quel primo tempo. Ho capito, ma aspetta, tu quello che hai visto è questo, però tu dici il perché, dici un perché e io ne dico un altro. Una volta che il Vicenza ha capito che la Salmettese non aveva intenzioni pericolose o che potesse essere più propositiva in avanti, ha pensato di smuovere l'acqua con i singoli, con Giacomelli ecco, cioè questa dei singoli pensato. Mi piace, è stata studiata, come funziona? Di ma solito i singoli non si studiano. Però scusami un attimo, ti faccio una domanda, no, tocca sempre lì Giacomelli, va sempre in quel punto da quando gioca. Va sempre a sinistra. Ho capito, però scusatemi. Allora il secondo tempo, con questo ragionamento, al Cosenza tutto, cioè scusami singoli. Il Vicenza tutti dietro per aspettare di fare che cosa? Un contropiede? Cioè, devo capire, perché o una cosa o l'altra, cioè è la squadra che decide cosa fare o è anche l'altra squadra che la costringe a fare delle cose? Ma comunque voglio dire, alla fine il Vicenza comunque era in vantaggio e doveva gestire la situazione. Dopo è naturale che la Salmettese debba andare in avanti e scoprirsi un pochino di più per cercare di recuperare lo svantaggio. Nelle cose, ma il Vicenza non ha fatto contropiedi, pericoloso. No, però voglio dire, ascoltate, se succede a noi, con questo discorso che fai tu, però, se succede a noi,
Tu ci dici che il secondo tempo non abbiamo attaccato, abbiamo subito. Cioè, capisci? Non mi piace a me il concetto che di una cosa bisogna avere un pochino, se no, ragazzi, così tutte le volte. Allora, scusami, il concetto è. Mi ricordo di allenatore sicuramente diversa rispetto a un giornalista, un tifoso, ho capito, ma la realtà la vediamo tutti, la vediamo tutti la realtà. Ho capito, però la lettura dalla sua angolatura è diversa rispetto a chi. La mia lettura è rivedere la partita in televisione, registrarla per farla vedere ai giocatori, 60 clip, 50 clip, rivederla 3-4 volte, no? Quella è. Io non è che invento, ai ragazzi gli dico una cosa, non è che gliela dico perché, io gliela faccio vedere. Tu eri qui. Qui, cioè no, io non invento niente, lì è quello che, per questo io faccio questo. Poi il giudizio, tu ce l'hai in un modo, lo accetto, io ce l'ho in un altro, ci mancherebbe. Però, ripeto, stiamo dentro il range, perché così, ragazzi miei, c'era Cosenza, un momento dove, allora, se tu pareggi fuori, vinci in casa, no, scusa, perdi in casa, vabbè, lasciamo stare, pareggi in casa, lasciamo perdere, vinci in casa, però come hai vinto? Ho capito. Perché 1-0, mister, abbiamo rischiato fino alla fine. No, faccio un discorso però generale. Come? Non lo dice nessuno. Porca miseria, io però l'ho vissuta, Io l'ho vissuta in molti posti. No, sto facendo un discorso più generale, ragazzi. Cioè, ci mancherebbe, tutti noi vogliamo migliorare e a dare sempre di più. Ma chi non lo vuol fare? Spiegatemelo, Io per esempio qui dico una cosa dove io sì che mi sbilancio. Io non ho paura, ok? Noi dobbiamo lottare per la salvezza fino a gennaio, cioè nel senso che deve essere, perché non può essere diversamente, detta da persone normalmente intelligenti, perché normalmente dobbiamo parlare di, se no ognuno può raccontare quello che vuole, ripeto, bugie le possiamo raccontare tutti, io non le ho mai raccontate. Poi dico di più, però, che cambino i giocatori 2, 3, 4, è normale che 2 o 3 posti dobbiamo coprirli, e non parlo di titolarità, parlo di ruoli, ve l'ho già detto 1000 volte, io non parlo di giocatori, non mi interessa, ok? Di ruoli, mettere a posto, nel senso che magari 2 sono da una parte e 0 da un'altra, mi devo adattare spesso e questo non deve succedere. Questa squadra, io da allenatore, dopo l'obiettivo deve cambiare, perché siamo la Samaritese. E la Samaritese, se rimane, come ho detto più volte, in gioco, e deve rimanerci per forza, al giro di boa, dopo lo step è un altro, per me è il 10° posto, e se non ci arrivo la responsabilità è la mia, con gli stessi giocatori, ripeto, mettendo a posto alcune situazioni, diciamo, logistiche di ruoli. Concetti nel calcio, ogni allenatore ha il suo concetto, no? Giustamente di gioco, eccetera eccetera. Alcuni allenatori hanno, secondo me, questa idea concettuale: più calciatori mandiamo in area e più c'è la probabilità di far gol. Sulla, non lo so, parecchi giocatori che arrivano in velocità a coprire l'area, sì, statici, va a vantaggio della difesa. Questo è il calcio. Quindi, normale. Proseguendo, diciamo, questo concetto, bisogna che in avanti ci siano calciatori che abbiano nel loro curriculum aver fatto dei gol. Non lo so. Io. Perfetto, quando si giudica una squadra dove arriverà, bravissimo. E quanti gol, ditemi la parola che ha sulle corde una squadra, no? 5, lo score, no? Da questo si capisce, nel calcio, tolto eccezioni, funziona sempre. Domanda, Cartellini, quanti gol le fa a stagione di me? Non lo so. 2/3/4, e qualche volta 6. Secondo me è un calciatore, no, 3 o 4, poi dipende se gioca seconda punta o esterno, perché è molto diverso. Dipende pure quando ne fa fare. Certo. Finora 0, questo è 5. Però sui singoli, ripeto, come sull'allenatore, voi date i vostri giudizi e io... Io cerco di smuovere un po'. Mi stanno benissimo, no, ma ci mancherebbe, tutti dobbiamo migliorare, ripeto... Per questo adesso dicevo, prima sui rinvii del portiere, sui falli laterali prendevamo dei contropiedi e ora ci abbiamo fatto dei gol. Dunque, sicuramente le cose sono migliorate, la squadra è una squadra che l'episodio la può condannare o aiutare, e questo è quello che volevamo. Ora speriamo il prossimo step di migliorare ancora, metterci qualche punto in più, essere più, come si può dire,
positivi, perché punto poi la positività è quella che serve. Hai detto punto in più o punto in più, no? Punto in più o punto in più. Beh, in questo momento sono sincero, perché sennò veramente anche qui bisogna essere chiari, cioè perché chi non gioca è perché non dà affidabilità. Dunque se no, la storia vera. Allora, se adesso per esempio è entrato Rocchi, no? Già sì. Titolare. Non ho titolare che gioca dall'inizio, per me i titolari sono quelli affidabili. Bravo. Perfetto. Adesso domenica nello spogliatoio sotto la doccia ho dato il 5 di Massimo e gli ho detto questo è quello che voglio da te, va bene? Dunque è entrato Di Massimo titolare, per me titolare, ripeto, è il concetto, cioè nel calcio non si può giocare se tu vai in campo e non sai cosa fai e non sai dove sei, perché purtroppo si perde e l'allenatore viene esonerato matematico. Dunque tutte le persone affidabili, ora dentro il gruppo dei titolari c'è anche Di Massimo, perché ha fatto le cose che gli chiedo, non io, la squadra. Perché se facciamo delle cose, noi siamo questi, se anche dei calciatori fanno uno così, ragazzi, così è il fondo, no? Sembra che non ci impegniamo. Invece, capito? Io sto cercando, come ho detto da quando sono arrivato, di costruire più gruppo possibile, più giocatori possibili, ragazzi eccezionali, tutti a disposizione, e quelli che non ci sono ancora entrati, non lo fanno perché non sono dei bravi ragazzi, sono dei bravi ragazzi ma con delle pecche per questo calcio e per questa società, siamo la Samanettese, cioè, non lo dimentichiamo, però che qui sono passati giocatori veri, hanno visto il calcio, qui è il calcio in una certa maniera vero, dunque non è che può andare in campo un giocatore che se tu gli dici va a destra o va a sinistra, perché sennò qui veramente è giusto che io poi... Bravo, complimenti, grazie. Scelta definitiva, mister, il 3-5-2 oppure una scelta fino di momento? No, no, beh, il momento, ripeto, 3-5-2 per un discorso proprio di numero di giocatori. E adesso siamo ancora con le assenze di soprattutto di Bove e Russotto, siamo lì, no? Abbastanza cortini ancora, che però ecco, ma speriamo che rientrino. Il 3-5-2 per questi ragazzi credo che sia una soluzione dove sfruttiamo più possibili i giocatori che abbiamo, onestamente, dai, abbiamo quinti, abbiamo centrali, penso che questa sia, e poi dopo in partita sicuramente possiamo cambiare qualcosa. Scusi, però la conferenza è riservata ai giornalisti, vuoi ascoltarla? Sono le regole. Però me la faccio dopo, mister, andiamo avanti. Che impressione le hanno fatto i due calciatori ancora presto, per fare un giudizio oppure io i calciatori, tolto eccezioni in un modo o nell'altro, li conosco, no? Conosco tutti e due, si sono allenati con noi, però ripeto, io alleno i giocatori che ho a disposizione, dunque questo è un discorso, come ho detto prima, che non mi tocca neanche, perché io ci pensa il direttore e la società sugli eventuali rinforzi oppure che altre cose. Ho molto da fare con quello che ho.